Rieccoci qua, seconda tranche di canzoni di Sanremo 2023. Eccoci. Ascoltiamo le altre 14 canzoni che mancano per completare un po' la reaction. Partiamo da Will Stupido. Stupido. Non basterò, siamo ferite che ballano. Io non sopporto chi parla, no. Se torni non basterò. Ma è più bella di ieri. Ma a volte io mi sento stupido. Sai cos'è? Poi lui è veramente tenerino. Sì, è il ragazzo della porta accanto. Quello che tutte le mamme vorrebbero come fidanzato delle proprie figlie. Sì. Non mi dispiace. Gli do qualche voto in più rispetto a ieri. Sì. Sicuramente è più bello. Meglio di ieri. Lasciami, ma regalami un giorno. Sono già annoiato. Ma che giorno? Il problema mio è che la trovo noioso. Non dico che sia una brutta canzone, cioè se passa in radio me l'ascolto pure, però mi annoia. Ieri ti davo ragione. Oggi con questo significato, cioè che riesco a intuire forse un po' più il significato, poi magari mi sbaglio, però credo che lui cioè, si sia fatto lasciare per non fare del male a lei. Possibile? Con questo significato già apprezzo molto di più. Ma che giorno è? Ma non può aprire un calendario e guardare che cazzo che giorno è? Figlio di un ibrido di Spock, Jim Carrey in Scemo più scemo, e Il nome della rosa. A me piace. Potrebbe essere una canzone di Blanco. A me piace, raga. Anche a me piace. Mi è piaciuta ieri, mi piace oggi. Anche a me piace. Non se lo merita l'ultimo posto. No, infatti, c'è di peggio. Bello l'urlato così, eh. Sì, ma può essere una canzone di Blanco. Io lo vedo molto emo, cioè lo vedo molto tipo Bring Me The Horizon. Sì, è un po' punk americano, sì. Anni 2000. Cioè andasse più quel su... punk commerciale, ovviamente. Sì, certo. Ieri sera grandi emozioni con questa canzone, sì. Per tutti quelli che hanno un po' ci la mia età. Ci ha fatto ritornare indietro nel tempo. Cioè, molto molto bella, ci è piaciuta tanto. Laddove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi per noi ero. Il video parla di due streamer. Non volevamo crescere. Dai, il ritornello è bello, raga. Spacca. Veramente bello. Tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Quando canta J-Ax le impari subito. Sì. È stata sempre la sua forza. Sì. Però un bel viaggio. E non è scontato comunque in tutto questo. No, è un bel testo. Vaffanculo, basta. Così che dopo abbiamo scritto il manuale. Ma perché io piango per tutto? È un problema. Ma è successo tutto a un tratto. Beh, ieri è stato emozionante. Vabbè, poi vogliamo parlare della scratchata a Sanremo? Anch'io so fare gli scratch, sai. Sì, so scratchare benissimo. Dai. Adesso c'è la famiglia, dipende da te. Bella, confermo che comunque è un pezzo che merita. Tanti aspettavano dopo un decennio, anche di più. È troppo quasi due decenni. Classifica comunque. È molto carino. Allora, raga, io quando ho sentito questa canzone ieri sera mi sono concentrato un botto sul campionamento della base. È qualcosa di house, cioè sembra Michelle Wicks di DJ Dado. Adesso te la faccio sentire, me la ricorda un botto. È quel campionamento un po' anni 2000, fino agli anni 90. E a me ha ricordato tantissimo questo. Ah, sì. Cioè la struttura di questa, la voce di Michelle Wicks è tipo quella che c'è in questa canzone di Lazza. Cioè, la voce è quella, Michelle Wicks palese. Non credo più alle favole. A me piace tantissimo. Sì, canzone. No, bello. Incisa è una bomba, si sente già. Sto pezzettino che non mi piace. Sì, poteva forse essere fatto un po' meglio. È il pre-ritornello. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Molto bello anche il testo, eh. Aiutami a sparire come cenere. Bella, raga, ma c'è un po' il brividino. Lazza merita. Mi aspettavo molto meno, sono sincero. Invece mi ha stupito. Io mi aspettavo questo. Rinasceremo insieme dalla cenere. Bravo, però, Lazza. Comunque, io ho sempre un orecchio di riguardo per la produzione.
bellissima la produzione. A parte quel pezzettino che mi piace tanto come scelta. Sì, prima del primo ritornello. Però veramente bello. Parole dette male, e l'ha dette male anche ieri sera, perché possiamo dirlo tranquillamente, una delle peggiori esibizioni che io abbia mai visto di Giorgia. Anzi, forse la peggiore. E anche la canzone. E anche la canzone, forse la più brutta canzone di Giorgia all time, come ho detto ieri sera. Giorgia adesso... è una bomba. Sì, no, per carità. Ieri ma... non è andata bene. No, ieri male, punto. Basta dire che ha cantato meglio Tananai e capiamo com'è andata l'esibizione di Giorgia di ieri. Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu. Ma è la base che fa... Raga, la produzione a me fa veramente bleh. Cioè, sembra fatta in MIDI, sto xilofono marcio e basta. È uno xilofono. Tu sei un'allucinazione, chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome. Sì, adesso ci piace di più perché la voce è più piena, perché c'è... Ci sono, sono i controcanti. I controcanti sotto. Sì, sì, sì. E tu alla fine eri una bella canzone. È piatta. Non è esplode. Una canzone piatta. Non è una canzone che ti fa vincere Sanremo, dai. Ma più che altro, però l'avesse cantata così, sarebbe già arrivata in maniera diversa. Se ieri... va un altro con sta canzone, arriva ultimo. Ieri sembrava che avesse una tonalità sbagliata. No, ieri quasi. Aveva la tonalità. Io cresco un po'. Troppo piatta, troppo piatta. Sembra la canzone che ascolti il localino in crociera, cioè il tipo al piano che ti canta la canzoncina così. E tu alla fine eri una bella canzone. Dov'è la voce di Giorgia? Dove esplode? Solo alla fine. Solo alla fine esplode, mi pare. E tu alla fine eri una bella... No, raga, no, no. Allora, noiosa, piatta. E lei purtroppo ieri ha cantato malissimo. Parole dette male, penso sia il titolo perfetto. Con la pesce di Martino. Ieri non mi è piaciuta così tanto. Forse non l'avrò capita, risentiamola oggi. Campi sconfinati che si arrendono alla sera. L'inizio è un po' Angelo Branduardi. Ma io lavoro. Adesso che l'ascolto incisa. Più bella di ieri. Preferisco il rumore delle mele. Raga, ho una sensazione. Vince questa Sanremo. È sicuramente una hit radiofonica. Ma adesso che ascolto bene le parole, è veramente non male. Funziona. Mentre i miei pensieri vanno per il mondo. Raga, anni 70. Ma io lavoro. È un indie strano. No, no, funziona. È quello che va. Però non mi piace. Lì nella CGL comunque. Ma io lavoro! Shari egoista. Ieri Shari ci è piaciuta. Sì. Io non la conoscevo sinceramente. Tono particolare, strano. Molto nasale. Forse vorrei una ragazza normale che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d'amore. Mi piaceva più ieri. Non capisco se mi piace questo suono che hanno messo. Tipo come se parlasse al telefono. Mm. Ci fossi tu qua come mi sentirai un po' meno. Il ritornello mi piace molto. Però forse dal vivo mi è piaciuto di sì, più. Sì, è vero, mi è piaciuto più ieri, ma... Non mi perdo il film, siamo distanti. Faccio fatica un po' a capire le parole. Ci fossi tu qua con me, mi sentirai. È particolare. Che è successo? È particolare comunque. Forse mi piace di più. Più semplice, senza effetti. Ma comunque in generale il livello non è basso, cioè mediamente sono carine le canzoni, ce n'è proprio 4-5 che fanno veramente cacare. Le cacare. Sue dici? No, no, in generale in Sanremo generale? Dico, okay. Mi è piaciuta più ieri. Il bene nel male. Una nel madame male, che è piaciuta tanto il bene, quest'anno. Il bene nel male. È alta in classifica. Amore tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei. Ma sbaglio però la musica è più alta rispetto alla sua voce? Sì, è mixato un po'... Così. Cioè, non so se è voluto, però non si sente bene. Anche questa, se comunque... Se adesso ci parte un droppino minimo, allora puoi mettere tranquillamente a Pop Kill. Se ascoltate bene, a un certo punto dice nel bene, nel male. Beh, funziona, è strana, particolare, sonorità anni 90... Pensavo fosse più bassa in classifica, invece è piaciuto. È piaciuto alla tanto. Alla giuria, quindi, alla sala stampa? Sala stampa. Sì, non male. Nel bene, nel male. Male, non male. Levante con Vivo. Ieri non è andata per niente bene. Non si è capito, sembrava il cosplay di Lady Gaga uscito male. Ho sorrido, piango, non so fare altro. Sto
sto synth qua è Energy 2000. Bello pesante. Trance Energy 2000 proprio. Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo. Madonna, mi è venuto in mente una canzone pazzesca. Poparo. Che bella. Un po' Stranger Things anche. Sì, sì. Dentro questo pianto. Oh, la produzione sai che è bella. Mi piace di più di ieri. Allora, rivaluto la produzione, che devo dire che se l'ho ascoltata bene è bella, sì. Perché c'ha dei suoni veramente fighi. Il testo è diverso da tutti gli altri. Dal vivo non ha sembrava trasmesso. Una parodia, cioè sembrava trash, cioè. E mi dispiace perché a me Levante piace tanto. A me non è mai piaciuto. Però ieri male. Forse non funziona dal vivo, ci sto. Bellissimo dem per Nub. Ma no! La grande rivincita di Tananai, che da ultimo in classifica l'anno scorso con l'esibizione più trash degli ultimi 27.000 anni a Sanremo. Ieri si è presa una rivincita perché è alto in classifica, cos'è? Quarto, quinto. Adesso mi sfugge, però finalmente Tananai canta. Amore tra le palazzine a fuoco. Beh, ma se parla di questo io non l'avevo proprio capito, cavolo. Come si salva un amore se è così distante? Beh, decisamente più emozionante la canzone collegando questa storia al testo. E si parla di una coppia dove poi lui va in guerra. Non è male la canzone, è bella. Devo dire che ho apprezzato tanto i progressi canori, sì, che ha fatto. Quindi sì, sì, sì. Chapeau, perché non è da tutti. Cioè, ho visto comunque il percorso che ha fatto anche nei mesi scorsi. Ha tirato fuori, come si chiama, Abissale. Sì. Bravo Tananai. Ci sta. Il criticatissimo Rosa Chemical. Criticatissimo Rosa Chemical. Però devo dire che ieri ha spaccato, sì. Mi ha sorpreso, sì. Non gli avrei dato veramente un euro. Ovviamente l'ho preso nella mia grandissima squadra del Fanta. Le canzoni d'amore sono meglio suonate, te le canto così. Piedi ovunque. Bella, mi piace. Orecchiabilissima. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. La canzone in sostanza parla dell'ipocrisia media dell'italiano. Esatto. Come l'ho detto? Parla dell'ipocrisia dell'italiano medio. Ci sta, no? A me è piaciuta. Incisa al suo perché. LDA. Questa ieri non era male. Non l'ho sentita benissimo, ma non mi è dispiaciuta. Circondata dagli specchi e ti giuro sei bella da ogni prospettiva. Ah, questa è quella Disney Channel. Sì. Sì, un po' High School Musical. È Luca Di Risio, palese. Io sento solo lui che canta. Vorrei abbracciarti ma mentre dormi. No, vabbè, dai, raga, palese. È la classica canzone che... Le notti insonni siano delle ore regalate a noi. Sì. Oh, oh, dammi le mani ma solo se... Raga, se la fanno con una boy band, questa sì, spacca. Sì. Ha più voci. Mamma, spacca questa, sì, fatta in 5. Sì. Qua con i controcanti. Esatto. Spettacolo. Bellissimo. So se poi domani verrai da me. È una canzone da boy band fatta cantata da uno solo. E a proposito di anni 90 che tornano, della wave, come vi sto dicendo ormai da un po' di tempo, tornano anche Paola e Chiara, icone degli anni 90. In questa notte risolvo. Nuovo spot della Vodafone, palese. Sicuro, sicuro. Pubblicità questa palese. Non ai livelli di Vamos a Bailar. No, vabbè. In questa notte di sole. Allora, ti dirò, non funziona. Cioè, il ritornello non mi rimane in testa. No. E di loro la cosa principale è che ti rimaneva subito in testa il ritornello. Non mi rimane in testa. Potevano non so fare come di fa. Più. Te lo giuro, non so come fa. Come fa? Che parole dice? Però, raga, è il meme. Cioè, sì, è come per i cugini meme di campagna. Sì, quindi, cioè, è gli anni 90 che tornano. E ci sta. Ci piace. Benissimo, siamo giunti alla fine dell'analisi, della reaction di questi 28 brani di Sanremo. Vedremo poi chi vincerà. Arriverà sicuramente un video pagellone finale, sì, a conclusione del festival. Continuate a seguirci su Twitch. Fateci sapere che cosa ne pensate anche, sì, voi di queste canzoni. Fateci sapere qual è la vostra preferita. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.